Buongiorno, sono Michela e oggi in collaborazione con Ali prepareremo un rotolo con crema di marroni. Gli ingredienti sono 3 uova, 125 g di zucchero, 100 g di farina, una confezione di crema di marroni e 200 ml di panna fresca per la finitura. Come prima cosa andremo a separare i tuorli dagli albumi. Monteremo quest'ultimi a neve e poi successivamente i tuorli con lo zucchero. Quando saranno diventati spumosi aggiungeremo la farina. Una volta che dovremo andare a amalgamare i nostri albumi ai tuorli, dobbiamo usare una certa cautela in modo da non smontare il composto. Un piccolo segreto per far sì che gli albumi non si smontino è quello di incorporarne una piccola parte, chiamati albumi a perdere. Questi vengono messi nel composto, si amalgama bene, l'impasto diventa fluido e da lì possiamo aggiungere gli altri albumi per evitare che si smontino. È arrivato il momento di versare nella teglia il nostro impasto. Laviamo e strizziamo della carta forno, la adagiamo sulla teglia e cominciamo a versare il nostro composto. Adagiamo sul nostro impasto un secondo foglio di carta forno lavato e strizzato. Cerchiamo di farlo aderire molto bene in modo da aiutare la lievitazione in forno. Inforniamo a 180 gradi per circa 10 minuti. Con l'aiuto di un coltello tiriamo via il nostro foglio di carta forno. Una volta tolto, lasciamo riposare 2-3 minuti il nostro dolce e spalmiamo la crema di marroni. E con l'aiuto di un foglio di pellicola trasparente formiamo il nostro rotolo. Il nostro tronchetto è pronto, lo poniamo in frigo per qualche ora a rassodare. Una volta pronto, lo decoreremo con della panna montata e del cacao. Il nostro rotolo si è raffreddato, non ci resta che montare la panna e decorarlo. Per creare una decorazione effetto legno sul nostro tronchetto, ci basta con una forchetta creare delle onde. Spolverizziamo il tronchetto con pochissimo cacao. Il nostro tronchetto è pronto, buon appetito!